Salvatore, parliamo un attimino di AIDS, questa bestia nera, questa infezione di cui tutti hanno terribilmente paura. Tu ti sono mai avvicinate persone che avevano problemi con l'AIDS? Sì. Ci puoi spiegare nel dettaglio, maschi, femmine, da quanto tempo l'avevano, come si presentavano, che sintomi potevano Guarda, manifestare? un ragazzo di Palermo me lo ha portato qua un professore di università, un certo Disma Tumminiello, professore di disegno, scultura. Ha fatto la statua a quest'uomo di Giuliano Cremez in Francia e non so se ha fatto pure quella di Pirandello ad Agrigento. Questo non te lo so dire di sicuro, ma quello di Cremez l'ho fatto sicuramente, perché l'ho visto io, diciamo così, gli schemi e tutto quanto. Questo ragazzo, io non ricordo più il nome, ma a volte mi telefona e mi chiama papà, mi hai dato la vita. L'ho curato non qua da me, ma a casa sua per telefono mi telefonavano ogni giorno. Invece un certo Joseph Brugger di Bressanone un giorno me l'ha portato un tenente colonnello dell'aeronautica di Marsala. Me l'ha lasciato qua nel cortile e se n'è andato. Era mezzo morto, cioè era piegato in due, non aveva forza di parlare e né di camminare. In un mese e mezzo saliva agli alberi per raccogliere le mandorle per farsi il latte di mandorle, questa persona. E l'ho curato senza problemi. Vedi, la cosa più strana è che quando noi eravamo in tavola a mangiare, lui utilizzava le stesse cose che utilizzavamo noi, senza che noi ci schifavamo oppure mettevamo le cose a parte. Noi prendevamo tutto quanto, li pulivamo, lavavamo tutto quanto e poi ognuno si riprendeva le cose, cioè io potevo mangiare poi il giorno dopo con quello che con gli utensili che ha mangiato lui. Cioè senza problemi, perché vedi, l'AIDS non è quella brutta bestia di cui parla la medicina, anche se può avvenire in quel modo in cui loro dicono. L'AIDS è stato voluto a livello di laboratorio, a livello chimico, per poter distruggere la gente e poter vendere vaccini ed altri veleni per continuare a distruggere le persone. L'AIDS lo può prendere pure una semplice persona che ha un deficit immunitario. L'emoglobina va a 3, a 4, e i globuli rossi se ne vanno a 800.000. Quindi qualsiasi tipo di virus e di batterio può attaccare, quindi si può prendere pure l'AIDS. C'è qualcuno che mi può dire no, non è così e mi parlerà in termini tecnici e scientifici e medici. Beh, se voi avete ragione, perché non li curate? Perché non lo curavate questa persona che è venuta prima da voi? L'ho dovuto curare io. Quindi noi dobbiamo stabilire una cosa, o è come dite voi, o è come dico io. Se è come dite voi, perché non lo riuscite a curare? Perché non curate tutte quelle persone di cui io ho curato, che sono venute da me dopo che l'avevate curate voi? Cioè, le avete speranzate, gli avete detto non c'è più niente da fare. E allora le persone si rivolgono a me in ultima thule. Cioè, è una cosa aberrante, io non posso accettarla queste cose. Io vorrei dare informazione di igiene, informazione di alimentazione, informazione di come potersi curare, come poter prevenire queste cose invece di farsi assassinare dalla medicina, perdendo case, terreni e soldi. Da me nessuno ha mai perso né case, né terreni e né soldi. Io vivo della mia misera pensione e devo ringraziare lo Stato che mi mantiene come pensionato. E ho perso la mia famiglia per questo, perché non mi facevo pagare. Questa è la realtà. Quanto tempo sono rimasti con te, Salvatore, Chi? per curarsi queste persone? Quello di Palermo ha fatto un paio di mesette, questo qua ha fatto 35 giorni, quello di Bressanone. Joseph Brugger,
anche perché ho una brutta esperienza di questo uomo. Vedendo che io utilizzavo dei coltelli di quattro soldi, lui essendo un rappresentante dell'AMOE, mi ha detto che te li do io i coltelli. Me li ha fatti pagare il prezzo di costa. Mentre tu non avevi chiesto neanche una lira per curare lui. No, io non mi sono pagato completamente. Diciamo che è stato molto irrispettoso da parte sua, molto irriconoscente. Vabbè. E anche lui è un fratello in cammino, è un figlio di Dio. Che devo dire? Questo è un altro aspetto importante che forse vale la pena magari in un'altra occasione approfondire. Cosa consigli tu alle persone, a parte, ormai abbiamo capito un po' il tuo, diciamo così, le tue direttive generali per quanto riguarda le guarigioni in generale, più specificatamente per l'AIDS, cosa consigli di fare alle persone? Consiglio in realtà degli antibiotici naturali, potentissimi, che sono in natura. Non consiglio nessun tipo di medicina, né interferone, né tutte le altre porcherie che danno, perché li assassinano, cioè distruggono il sistema immunitario. Quello che deve curare l'individuo è il sistema immunitario, non possono curare i medici che sono al di fuori. E questo è quello che non ha capito nessuno, e che loro forse sanno e se ne fregano, perché devono vivere come zecche. Come le zecche vivono sui cani, loro vivono come parassiti sulla povera gente che soffre. E questo è quello che non si è capito, che non si vuol capire. Noi tutti abbiamo il diritto di vivere su questo pianeta Terra, ma prendetevi il giusto e non l'ingiusto. E questo è il problema. Cioè, per esempio, si fanno le ricerche per le leucemie, si fanno le ricerche per il cancro. Sovvenzionate da chi? Dal popolo che muore di fame e che è ammalato. Dopo che si fanno queste ricerche e loro scoprono, come il professor Di Bella ha scoperto la melatonina e la somatostatina come anticancro, non è che ha detto la producete voi, è gratis, utilizzatela. Ha detto che c'è una multinazionale che la vende a fior di quattrine. E questo è il danno. Loro fanno le ricerche con i nostri soldi e poi non solo si prendono i nostri soldi, ma poi quelle medicine che loro scoprono, che sono sempre veleno, ce li danno sotto, dietro pagamento. Cioè, a Marsala si dice cornute e bastoniate. Cioè, noi siamo, in confronto a loro, cornuti e bastonate. Oltre il danno la beffa. Oltre il danno la beffa. Perché non curano. Se curassero, la gente non verrebbe da me. È da 40 anni che viene da me le persone, vengono da me. E questo è.